quattro giorni non voti corpo. Mi dispiace. Ecco le belle. Ciao, Paolo. Come stai? Ballante. Stai bene? Sono contenta. Uè, Paolino. Professore, sono qui in mezzo a quella gazzetta, sai, eh? Ma quando è che ti leggiamo sul giornale professore coinvolto? Ma che ti hai preso? Mica ti sarà un pezzo. Va. E dai, Paolino, si fa per dire, no? La tentazione, Che bella questa, dove la mettiamo? Ma a te non piace fare l'albero di Natale? Ma che fai serve per l'albero? Ti trovo bella, dimagrita. Ci credo. Un mese di rimpianto. Serve per quella collina. No, non me ne parla te, ormai ne sono fatta vecchia. Ma a proposito, ma quel tuo polipetto te lo sei fatto vedere? Sì, dai, che c'è la mamma, te lo sei fatto vedere? Poi ti dico, Anna ha fatto un bello sviluppo. Quanto è cara, che Dio la benedica! Certo, ne siamo un finca. A scuola come va? Poverina, sgobba, si applica. Genio non è, quindi quel che riesce a fare è tutto di guadagnato. Ma cosa stai mangiando? Ma lo sai quante calorie contiene quella roba lì? Io sono proprio dura, Ma lasciala stare. Ma cosa lascio stare che ti viene su con un culo che fa provincia? E poi dici che vuol fare la ballerina. Vabbè, tra qualche mese capirai. Speriamo in Dio. Bello questo continuo, Ma è cashmere. Preferisco comprarne uno solo, ma buono. Serve proprio comprare tanta roba se poi alla fine la devi buttare. Già, mi pare giusto. Mi pare. Senti, Tina, se puoi andare al matrimonio di Antonella? No. Sono farallucci, sono freschi, proprio come quando eravate bambini. Appunto per questo, mamma, non mi sento. Mi prendo in giro proprio qua la storia. E acqua e vino, questi li ingerisci anche un bambino. Appunto, non esiste. Se mi metto di no, io li metto, se li volete. Io non lo prendo volentieri. Nonna, nonna, ma ti sei dimenticata? Non bisogna parlare di bambini alla ceterella, si dispiace. Ma tutte le volte, lunedì, andiamo via. Senti, Nina, ti volevo chiedere, come è andato il matrimonio? Innanzitutto quella mattina, mesce la pelle qua sul ladro. E non si sa perché ogni volta che tengo da fare qualcosa di importante, mesce fuori sta fare bello e buono. E dopo questo, non si va a scaricare la batteria della macchina proprio quella mattina. Anche perché, se quelli avevano deciso, che ne so, di sposarsi in una chiesa del centro, è un pigliantante ci va, no? No, quelle non devono fare le cose importantiose, capito? Io l'ho sposato in compagna. Ma anche voi siete stata Carolina di Monaco, ma dico io. Certo. Scusate, solo, ti sei ricordato del mio Ziolino? Che faccia tosta! E io ti devo ricordare pure il tuo Ziolino. Mannaggia, come fa dormo? Sai che ti sei stregato? Devi fare la cigarra. Niente, questo non fa niente. E io mi devo ricordare pure del tuo Ziolino. E io che non c'ho manco la ricetta del medico. Se vuoi posso prestare un po' del mio padre. Ma non è la stessa cosa? Ora ci sta la commedia. Non collabora. Io vado a comprare il capitone. Ecco bravo, perché non fai come a Paolo, Perché non ti specchi a lui che fa tutto lui? Niente, questo non fa niente. A volte la sera torna a casa prima di me. Dico, fai almeno qualcosa, no? Apparecchia la buona notte alla tavola. Metti un po' le mani al culo, niente, questo non fa niente. E io mi devo occupare pure delle sue azioni. Accogliami. Perché è Natale, Lei com'era, Ma dice che te ne un vestito di vale di sposa. Oh, che secondo ciò l'ha costato, allora? No, non ci credo. No, secondo me l'ha presa a metraggio. A proposito, ma voi me l'ha ricordato quella collega mia, Rosalba? Quella che ho conosciuto quest'estate al mare. Proprio lei. Beh, quella una mattina si sta facendo la doccia. E a un certo punto ha trovato come
l'edificio, vedi, vado qua. E non ti toccare, prima. La mattina che ti confida con me l'edificio. E io appena ho sentita gli ho detto, amore, lascia tutte, vai dal medico. E infatti il medico appena l'ha visitata, l'ha esclamata immediatamente. E gli ha detto, signora mia bella, qua si fa operare immediatamente. Oh, Dio! E una volta asportato il cecio, l'ha fatta analizzare. Maligno! Hai sentito? Mo va a fare lo yoga perché si deve rilassare. Ma di che dico io? Fosse a mio fratello, lo fai gli schiaffoni? E il cascino, e la pelliccia. Ma dico io, ma dove li prende tutti questi soldi? Ah, Teresa, mi dico, sei andato in giro. Ma non è ma davvero? Certo. Ma non è possibile. Io avete sentito che è accaduto? Che è accaduto? Ma il terremoto. Ma come, non avete sentito la televisione? No. Ma dove? E centinaia di morti. Ma dove? E non ho capito bene, dalle parti della Cina. E la tua migliore figlia è per noi, spagnata le catastrofe alle vede mie. Vabbè, no, io queste scene in televisione non le posso proprio vedere, mi si stringe le cuore, sono troppo sensibile. Dio mio, Dio mio, abbi pietà di noi! Ma senti un po', lei sta sempre con quello oppure ha cambiato partner? Uno solo. Pare che la vista andare al cinema da sola. Ah, entrava sola. E come? Il rimpresso non è stato un granché. I piedi hanno voluto fare le cose moderne. E pure con certi tacchi. Ma figurati. Hai visto come ci ha guardato? Mi hanno forse tirato la coda di paglia. Papà, mamma, stanno bene. Papà pure l'ha trovato merito. Ma non è così un certo miglioramento. È vero, per essere anche io. E tu perché? Brava, presente. A do you do? The cat is on the table. The pen is on the table. Very, very good. Very much. Cascio è da guarda. Niente. Poi, questi pizzo mi hanno il male. Non c'è nulla da fare. Very nice. Oddio, un po' nice. Stranino è sempre stato. Sì, 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 qualche volta sì, qualche volta no. Mamma, solo per te la mia canzone vola. Mamma, sarai con me, tu non sarai più sola. Quanto ti voglio bene, queste parole d'amore che ti sussurra il mio cuore, forse non si usano più. Mamma, ma la canzone mia più bella sei tu. Le porte aperte, entra l'animale e invece sta sicuro, devi vivere nulla, oh. Mi dà male. Mi dà male. Ma roba da fare, che roba da fare. Basta tutti quanti voi uomini che dovete preparare la tavola, intanto che noi donne si va di là in cucina a finire di preparare anche te, eh? Di Natale ci siamo ritrovati tutti a tavola per gustare le specialità di nonna Venezia. Papà e le zie hanno preparato la tavola mentre mamma e le zie hanno aiutato nonna Venezia per la cena. E come ogni anno, prima di metterci a tavola, il suono di una campana ha annunciato l'arrivo della processione.
Questa processione si chiama La Squilla perché, come mi ha insegnato mia nonna, annuncia la nascita di Gesù bambino. La tradizione vuole che tutti i figli bacino le mani ai loro genitori, in segno di gratitudine e di ringraziamento.